Ciao amore, senti, ma tu alla fine stasera vieni al compleanno, perché così devo avvisare la Iaia. E poi volevo sapere, domani allora andiamo in montagna? Sì, ci sono al compleanno, ci vediamo dopo direttamente. Ma tu li ascolti gli audio o che cosa? Se ti faccio due domande, mi devi rispondere a due domande, non a una sola! Hai il cervello in modalità aereo? Cioè dai, ma guarda che casino in bagno, ma l'accappatoio per terra, la cartigina... Oh, sei sempre nervosa, ma cosa c'è, il ciclo? Vaffanculo! Quando usi il dentifricio sei pregato di rimetterlo al suo posto e di chiuderlo anche! No amore, 37,2 di febbre, me la sento di nuovo. Senti, ma non ti sai radere senza far volare il tuo pelo magico su tutto il lavandino? È difficile? Che un gatto ce l'abbiamo già, non ne voglio un altro. Vabbè, ma... No, non hai ragione tu. Ti ho già detto mille volte che mi dà fastidio. Tu cosa fai? Fare le stesse identiche cose. Cioè, continuiamo così, va bene. Che ti devo dire? Sì, va, vabbè, beh, quindi... Senti, ma vaffa! Cosa, amore? Sì, lascia lì, dopo lo faccio. Cioè, io ti faccio il discorso di un'ora, tutti gli errori ogni volta secondo e tu mi rispondi quindi. Cioè, ma cosa c'hai nel cervello? Dice ti morti? Amore, senti, stasera andiamo a bere qualcosa con gli altri in Sempione, ti va? No, amore, oggi sono proprio stanco, non mi va di uscire, ti prego. Ah, sei stanco? Oh, quando devi uscire con me sei sempre stanco. Quando vai a giocare a calcetto, mai, Matteo, le calze sempre in giro, cazzo! Amore, che palle, ancora questa storia? Si sarà inventata tutto, cioè non è che posso negare così l'evidenza proprio palese. Se ti ho detto che non le ho scritto, non le ho scritto! Ah no? Sicuro? E questi messaggi chi li ha scritti? Senti, sono in preciclo, ma perché non lo capisci? Chi è? Ah, no? E non voglio conoscerti! Luca, non sono nervosa, ho il ciclo e sto male, ma perché non capisci mai un cazzo? Ma arrivo a fare la doccia e mi devo anche lavare i capelli stasera, dove vuoi mangiare alla fine? Boh, non lo so, scegli tu, per me è uguale! Ma una volta puoi scegliere tu, neanche quello sai fare? Boh! Amore, dai che devo uscire, dov'è la maglietta rossa della Levi's che non la trovo? È nell'armadio insieme alle altre magliette stirate. No, non è qua nell'armadio! Guarda bene perché è lì dentro. È nell'armadio. Se ti dico che non è nell'armadio, non è qui! Matteo, ma ti costa tanto abbassare la tavoletta? Se la trovi nell'armadio, vedi? Ma sai io. Toh! Guarda cosa c'è qui! Cosa ti ho detto? Senti, sono fatto così, non ci posso fare niente. Cosa del genere io non l'ho mai conosciuta. Ti pare che esci con Martina? Poi allora però, se lei ci tiene, per il suo suoi. Scusami, ma io ti parlo e tu stai al telefono? Ti sta piacendo, eh? Sì. Fantastico. Wow. Fatto? Bellissimo, ti è piaciuto, vero? Sì, i 30 secondi più belli della mia vita. Non fare la sottona, ma...